vorrei essere breve, quindi sarò necessariamente un po' brusco. Io credo che la maggior parte delle questioni e dei temi su quali la sinistra si accapiglia siano storicamente superati. Uno di questi è la possibilità di riformare questa Europa. Questa Europa non è riformabile, molto semplicemente, perché non c'è nessun progetto di riforma in campo. L'Europa è stata storicamente l'effetto di una tensione tra due linee diverse di unificazione europea. Una era quella liberista, ordoliberista, insomma il taglio, l'austerity insieme a una, la creazione di un mercato unico dove fossero che rendesse l'Europa più competitiva sul piano, come dire, dell'abbassamento dei diritti dei lavoratori, della svalutazione del lavoro nel quadro mondiale, globale, della svalutazione del lavoro. Questa è stata l'Europa, diciamo, della destra storica, alla quale era opposta un'Europa del socialdemocratica, prima Roberto citava Brandt, Palme, eccetera, che pensava, e Berlinguer, appoggiata da una parte di eurocomunismo, che pensava che accanto al mercato unico o alla moneta unica più avanti si dovesse creare uno standard europeo, diritti europei, una difesa europea, uno Stato federale, insomma la vecchia idea di Spinelli e di Rossi, di Ventotene. Questa seconda parte non c'è semplicemente più, cioè non esiste più la condivisione del debito, non è più in campo. L'hanno ritirata, questa opzione è stata ritirata. Il tracollo culturale del socialismo europeo comporta che non ci sia oggi in campo un'alternativa. Io, una cosa che ho capito stando al Parlamento europeo è che, siccome la sinistra è molto affascinata dai temi organizzativi anche in Italia, parecchio, cioè in realtà i gruppi attuali del Parlamento europeo sono un residuo novecentesco che non ha quasi più nessun senso, nel senso che con buona vale per il gruppo in cui sto io, GUE, dove si condividono alcune cose ma molte altre no, e c'è una differenza tra nord e sud che è molto più forte delle differenze politiche. Vale per i Verdi, dove ci sono ultraliberisti e gente che sta più a sinistra dei Varoufakis, vale per i socialisti. Noi abbiamo, da questo punto di vista, cercato di ripartire dalla discussione, perché non ci si parla più con gli stessi linguaggi, ed è impressionante. Abbiamo cercato in Europa, insieme ad altri, a Sergio, a socialisti, Cofferati, a Sergio Cofferati, e ad altri, di creare appunto questo dove fa parte anche Leonora, questo luogo di discussione sui temi concreti, che sono quelli che ci possono far tornare a discutere e a creare una sinistra europea. Perché se parliamo solo di organizzazioni non ha più senso, non ha veramente più senso. Bisogna sostituire un vuoto dei socialisti. I socialisti erano partiti favoriti alle ultime elezioni europee e hanno giudicato una disfatta il fatto di avere 190 parlamentari sulla base rispetto ai 220 dei popolari, dovevano essere il primo gruppo parlamentare, sulla base delle proiezioni di quello che sta accadendo, e tanto se ne tengono 100 alle prossime elezioni, perché la socialdemocrazia storica europea, io la considero un dramma, sta franando in tutta Europa, è scomparsa dalla Polonia, è ridotta a ruota di scorta in Germania, nei grandi paesi si è dimezzata in Spagna, si è dimezzata in Francia, non andrà probabilmente in Gran Bretagna, ha completamente cambiato verso, cioè è stata spazzata, l'unico posto dove esiste, diciamo, ancora per ritardi storici, è l'Italia, dove peraltro è stata spazzata via lo stesso, perché il renzismo è chiudere un'epoca culturale. Quindi quello che è stato in campo dal dopoguerra fino per 50 anni, 50, 60 anni, quella proposta culturale, politica che era la grande socialdemocrazia europea che ha creato il welfare, non c'è più. Quando si
parla di questa Europa, si parla di un'Europa a una dimensione, con un pensiero unico, con un'egemonia culturale che vuole fare, che molto coerentemente insegue un progetto, che è quello. Bisogna capire anzitutto questo, e poi parliamo anche dell'euro. La moneta in sé non significa nulla, la moneta è uno strumento. Questo euro è uno strumento di egemonia economica dei paesi del nord Europa, usato così, che solo questo, e se continua a essere usato così, fallirà, la gente scapperà dall'euro, ma non perché lo decidiamo noi, perché non regge una moneta, come se il dollaro fosse fatto in assenza di un debito pubblico statunitense. Così tutti i temi vanno riaffrontati in maniera da sinistra. La sinistra è una cosa che studia la realtà, cioè non è una cosa che si aggancia a dei pregiudizi. Il tema dei rifugiati intanto va diviso da, qualcuno contesterà questa, ma va diviso dalla questione della migrazione economica. Il tema dei rifugiati è un tema, e ne parlo anche dopo questo vergognoso, ignobile accordo che è stato firmato da tutti, è un tema che legalmente va difeso col diritto internazionale, cioè il diritto internazionale di asilo, i paesi l'hanno firmato, bisogna accogliere le persone in fuga dalla guerra che hanno diritto all'asilo politico, e quindi in questo campo il tema, la questione umanitaria è prevalente su ogni altra considerazione. Poi c'è il tema economico dell'immigrazione, e quello andrebbe trattato economicamente, non affidato, la sinistra non deve affidarsi associazioni benemerite, quanto si vuole, per affrontare questa questione, perché il tema economico è il tema dell'uso dell'immigrazione in Europa per abbassare i diritti dei lavoratori. Se noi affrontiamo questo solo facendo, come dire, possiamo fare il moralismo agli operai che votano Le Pen, ma il Front National è il primo partito operaio di Francia, possiamo considerare degli operai del Baden-Württemberg che hanno votato per Alternative für Deutschland siano degli ignoranti fascisti, ma non sono ignoranti fascisti, non hanno nessuno che li difende. Io sono figlio di immigrati venuti a Milano negli anni 50, quando la cosa più gentile che si leggeva sui giornali è non si affitta ai meridionali, e c'era il PC, c'era la CGL che erano dei punti di riferimento per i lavoratori che venivano qua, ma il PC e la CGL difendevano gli interessi degli immigrati difendendo al contempo il salari, gli interessi dei lavoratori nelle fabbriche. Se l'immigrazione meridionale avesse comportato un drammatico crollo o fosse stata messa in relazione, perché non è che l'immigrazione ha comportato, c'è stata una politica di svalutazione del lavoro che ha coinciso e ha usato l'immigrazione. Beh, questo è avvenuto. La condizione degli operai in Europa è drammaticamente peggiorata negli ultimi vent'anni, e la sinistra è l'ultimo luogo che può fare su questo del moralismo a quelli che votano destra, perché la sinistra non ha fatto niente per difendere il potere salariale e i diritti dei lavoratori in Europa. Quindi bisogna ripartire da queste cose concrete se si vuole fare, e ripartire a parlare non di organizzazioni. Io mi sono anche stufato, sono stati in due tavoli in Italia, perché due anni di tavoli a mettere d'accordo varie sigle. Io credo che ci sia un'area storica della sinistra cosiddetta radicale italiana, che è quella che io rispetto moltissimo, ma che presidia un consenso che è quello lì da 25 anni, mentre in Italia è successo qualsiasi cosa. E bisogna preoccuparsi non di trovare una nuova forma di organizzazione, mettere d'accordo quelli che non sono d'accordo, ma di trovare un programma, un grande programma, in cui coinvolgere chiunque ci stia su queste cose concrete, perché lo stanno facendo altri, la sinistra non lo sta facendo.